Ah, ragazzi, buongiorno e bentornati nella mia rubrica pillole di alimentazione. Oggi volevo andare a rispondere a alcuni di voi che sovente mi avete fatto questa domanda, non solo un paio di persone, tantissime persone in questi anni mi hanno fatto questa domanda: quale sia il rapporto migliore tra i macronutrienti per andare ad impostare un'alimentazione corretta per le proprie esigenze. Capite bene che io dall'altra parte dello schermo, del PC, quando ricevo questa mail, non mi è facile rispondere a questa domanda. Se io proprio devo darvi delle informazioni, vado a riportarvi un po' quello che dice la comunità mondiale legata appunto alla nutrizione, su quale possa essere il miglior rapporto tra i macronutrienti. Fermo restando che non esiste una risposta assoluta a questa domanda. Si parte sempre, soprattutto quando incominciate un programma alimentare, la cosa migliore sarebbe andare da un nutrizionista che vi imposti lui i macronutrienti più adatti alle vostre caratteristiche, al vostro obiettivo, alla vostra tipologia di lavoro, al vostro tipo di allenamento che fate abitualmente, a proprio al vostro stile di vita. Allora, lì il nutrizionista, il dietologo, è la persona con le massime competenze alimentari che vi permetterà di ottenere nel minor tempo possibile dei risultati certi andando a impostare un'alimentazione corretta per voi. Se però io devo rispondere, perché mi piace rispondere alle persone che mi scrivono, dando una risposta, cosa vi posso dire? Che il rapporto tra i macronutrienti, partiamo dal generale, quindi quello che dice la comunità mondiale, e poi ovviamente possiamo andare a fare dei piccoli accorgimenti in funzione delle vostre caratteristiche, perché questi numeri che io vi scriverò qua in realtà possono andare bene o non bene a voi in base anche a come funziona il vostro organismo. Mi spiego. Da un punto di vista mondiale, carboidrati, la strategia, la quantità che si sostiene sia una quantità corretta e tenere la propria alimentazione con un range che può andare dal 45 al 60% di carboidrati, più o meno in funzione di come risponde il vostro fisico ai carboidrati. Grassi si dice non tenerli troppo bassi, quindi potrebbe andare bene anche se poi qua ci sono soggetti che tengono più bassi, soggetti che li tengono più alti, quindi siamo sempre in un range di percentuale. Grassi si dice di stare tra un 20, un 30, ho letto anche 35%, quindi questo potrebbe essere la quantità di grassi, cercando di prediligere i grassi di buona qualità, quindi insaturi rispetto agli insaturi. Proteine, qua si tocca un tasto dolente nel mondo della palestra, si pensa che più proteine si mangino e più diventi muscoloso, in realtà non è proprio così. Comunque, di base la comunità mondiale dice di stare intorno a 1 grammo, 1 per chilogrammo di peso corporeo. Ovviamente se vi allenate potete alzare questo valore, e ci sono testi che riportano anche valori di 2,5 grammi per chilo di peso corporeo per i soggetti che si allenano parecchio e soprattutto mirano a fare dei protocolli di allenamento di forza e muscolari intensi. Ovviamente le proteine qua risentono un po' di quello che avanza qua, quindi le potete conteggiare tramite i grammi, quindi in relazione al vostro peso corporeo, oppure in percentuale, e qui va da sé che anche qua il giochino potrebbe stare un po' più basso o un po' più alto, però anche loro possono viaggiare da un 20 a un 35% a occhio in base a quello che ci rimane da questi numeri. Poi, cosa importante, queste sono le linee generali. In realtà poi cosa succede? Noi sappiamo che ognuno di noi è un mix di fisicità, c'è chi è più magro, esempio l'ectomorfo, leve lunghe, anche se mangia tende a essere sempre molto asciutto, vedi l'ectomorfo muscolare, oppure c'è quello che appena tocca un po' di cibo tende a ingrassare, l'endomorfo, oppure c'è quello che mangia e bene o male mantiene sempre delle ottime proporzioni muscolari e una bassa percentuale di grasso mesomorfo. Diciamo che noi abbiamo l'ectomorfo, il mesomorfo e l'endomorfo. Consideriamo che siamo sempre un mix di questi tre componenti, no? Ci possono essere ectomesomorfi, mesoendomorfi. In realtà, un soggetto che può essere ancora suddiviso bene può essere l'ectomorfo, che possiamo andare a individuare quello più vicino al mesomorfo, che prende appunto il nome di ectomorfo muscolare, oppure l'ectomorfo che in realtà è più vicino all'endomorfo e quindi è un ectomorfo che prende il nome di atrofico.
quindi ha difficoltà a mettere su pochi muscoli, tende sempre ad avere un po' di grassottello in più del normale. Perché vi dico questa cosa qua? Perché effettivamente, in base un po' a queste caratteristiche, noi sappiamo che il mesomorfo e l'ectomorfo muscolare gestiscono molto bene, in generale, i carboidrati. Quindi in questi soggetti i carboidrati, ectomorfo muscolare, mesomorfo, sarà importante tenere alti, perché avere alti carboidrati, questo vi permetterà di avere una grandissima efficienza fisica, riempire i vostri muscoli, quindi dare proprio volume ai vostri muscoli, recuperare prima gli allenamenti, avere più energie durante gli allenamenti. Va da sé invece che l'endomorfo, l'ectomorfo atrofico, devono modulare meglio i carboidrati, quindi anziché essere sul margine superiore della percentuale, quindi 60%, tenderei a far sì di andare ad assumere pochi o comunque una percentuale più bassa di carboidrati, stare sul range più basso, quindi potete provare sul 45. Stessa cosa, cosa può succedere anche con i grassi? Il mesomorfo e l'ectomorfo muscolare gestiscono comunque bene un po' tutti i macronutrienti, quindi anche qua potete andare a provare, ma ovviamente andrete a completare la vostra alimentazione per andare a raggiungere le calorie che vi servono. Se con i carboidrati arrivate fino a un certo punto, potreste provare ad andare a incrementare la quota di grassi per riuscire a prendere più calorie. E proteine, ovviamente in funzione del vostro allenamento, vi potrete spingere più in su, oppure stare più vicino al margine inferiore di questi numeri che io ho scritto qua, in funzione un po' di quanto vi allenate. Non è che se vi allenate due volte a settimana non avete bisogno di chissà quante proteine, no? È meglio stare sul limite inferiore o leggermente sopra. Se vi allenate parecchio, siete proprio gli sportivi, fate sport a livello agonistico, allora questo numero potrebbe tranquillamente salire. Queste sono percentuali generali, come vi ho detto. Quello che vi consiglio sempre è studiare, approfondire, testarvi. La cosa più importante, se non volete andare da un nutrizionista, da un dietologo, perché magari non avete i soldi e ovviamente non avete delle patologie in corso, quello che potreste fare è provare. Partite, vi misurate, adottate un'alimentazione, vi segnate un po' tutto, anche le percentuali dei vari macronutrienti, potrete sfruttare anche le varie applicazioni che ci sono. Dopo un mese che avete applicato questa alimentazione, andate a verificare quello che è successo. Vi rimisurate e andate a vedere se avete raggiunto gli obiettivi che vi siete dati per quel mese, se ci siete andati vicino, se non ci siete andati per niente vicino, oppure vi siete allontanati. Se per esempio volevate salire di massa muscolare e notate che con una certa tipologia di alimentazione, magari con più carboidrati, notate che il giro vita è salito, allora potreste il mese successivo abbassare leggermente la quota dei carboidrati e vedere se va meglio. La cosa migliore la scoprirete testandovi, provando su voi stesse le varie strategie, andando ad alzare e ad abbassare i vari macronutrienti e vedendo un po' come risponde il vostro fisico. È normale che in un video nessuno vi potrà mai dare la soluzione a questa domanda. Dovete provare, vedere come risponde il vostro fisico all'alimentazione che state provando, le sensazioni che ricevete da questa tipologia di alimentazione, perché abbiamo visto che il campo alimentare è un oceano di diete, di informazioni, ognuno dice una cosa differente dall'altra. Prendete 10 nutrizionisti, 10 dietologi, 10 personal trainer, vi daranno 10 tipologie, 10 consigli, 10 pareri totalmente differenti. Quindi la cosa migliore sarebbe provare su voi stessi, vedere anche in base alla vostra vita, in base al vostro sport, in base un po' alla vostra anche personalità, la tipologia di alimentazione che funziona di più, provare, far sì che tutto questo che state provando sia sostenibile nel tempo. Se troverete la vostra alimentazione sostenibile nel tempo, che vi apporta risultati, che vi gratifica anche nell'andarla a mettere in pratica, avete trovato la vostra alimentazione. Io spero che anche questo video vi abbia potuto dare magari delle informazioni in più. Il consiglio di base comunque è sempre lo stesso: andate da un buon dietologo se siete agli inizi del vostro percorso, magari lui vi dà le prime dritte su come andare a organizzare l'alimentazione e dopo un po' potreste avere voi gli strumenti per organizzare la vostra alimentazione ideale. Dai, ci si vede prossimamente, prossima settimana, sempre con la mia rubrica Pillole di alimentazione. Ciao ciao! Ma che cosa stai aspettando? Sei ancora qua? Dai, vieni sul mio sito umbertomiletto.com, ti metto il link qua sotto al video, perché ti ho preparato tantissimi articoli su allenamento, alimentazione, programmi gratuiti che ti permetteranno di migliorare. Dai, corri subito!